Oh, bene, andiamo a vedere se i nostri sugarcane modificati geneticamente stanno contando. Bene, bene, molto bene. Hola, io sono Marcus Cron e benvenuti nel mod Spotlight della Growable Horse. Questa mod introduce davvero pochi oggetti nel mondo di Minecraft, ma tutti hanno una filosofia dietro, ed è, non ho voglia di andare in miniera davvero, lascia perdere. Quindi, cosa fa il creatore di questa mod? Ti permette di far crescere delle sugarcane modificate geneticamente con all'interno il potenziale dei minerali di Minecraft. Fantastico! Soprattutto per chi non è nuba e non vuole andare a scavare. Pim! Dunque, l'oggetto principale è il Glowing Block, che si fa con semi, coal, dirt, sugarcane, ferro, redstone. Oh mio Dio, ma quanto diamante, oro e lapislazzulo, che te sei fumato! Ci darà 8 pezzi di questo materiale qua, che senza la richiesta di acqua e potendolo mettere vicino ad altri blocchi, altrimenti normalmente lo sugarcane non crescerebbe, questo sì perché è molto più intelligente, potremmo metterci sopra le sugarcane modificate e loro cresceranno. E noi diventeremo ricchi. Yes, senza fare niente. Quindi, vediamo come si fanno. Ci va sempre ai lati, tutti e tre, diciamo una fila di tre di sugar canes, a destra e a sinistra. Sopra e sotto della stone e al centro, beh, il materiale corrispondente. Quindi coal per il coal, ferro per il ferro, oro per l'oro, redstone per l'esto, per redstone. Redstone qui, grazie. Il lapislazzulo per il lapiscazzolo, il diamante per il diamante. Oh, grazie, sei cresciuto, thank you. E l'emerald per l'emerald. Abbiamo inoltre per la 1.6.2 il crafting per il quartz. Ci va messo al posto della stone, ci va messo il netherrack e al centro il quartz, ovviamente. Non deve essere assolutamente nel nether, potete farlo crescere dove volete. E altresì per la glowstone, sopra e sotto glowstone block e al centro glowstone. Cosa ci facciamo con queste qui? Non vanno assolutamente craftate, ma vanno messe nella furnace come vi ho fatto vedere prima. Una cosa molto importante di questa mod è che va alla grande con le mod tecniche. Sostanzialmente, se avete installato nello stesso pacchetto l'Industrial Craft, la Forestry, anche la Metallurgic, tutti i materiali, tutti gli ore o addirittura l'apatite della Forestry potranno essere harvestati, anzi no, cresciuti con questa mod. Quindi davvero, davvero, davvero molto utile. Qualcuno potrebbe definirla un po' lamerona, ma alla fin fine in Minecraft se scavi trovi. E qui invece, se premi il bottone, ottieni. Guardate che figata. È davvero, davvero figo. Bene, visto che questo mod spotlight è durato ben poco, vi faccio vedere un metodo per avere questa farm in maniera automatica, completamente, in Vanilla 1.6.2. Ciao, ciao! Eccola qua, è molto 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 semplice. Alla fine dei pistoni, io qui ho diviso, ho levato tutto quanto per farvi vedere un pezzettino picciolo picciolo. Quindi mettete la fila di pistoni subito sopra a dove dovrebbero andare le sugarcane, ok? Subito di qua ci mettete un pistone verso l'alto e un pezzo di sand. A sinistra ci mettete una fornace con 64 pezzi di dirt e di qua un redstone comparator che si accenderà, si spegnerà quando questo pistone verrà tirato verso l'alto. Poi fate fare un circoletto di redstone, repeater e subito così con la redstone, subito sotto ai pistons. Guardate, cresce uno e viene harvestato. Ta-da! Ogni tanto purtroppo. Vabbè, qui ci mettete il glass per non farlo cascare. Ogni tanto qualcosa verrà perso. Oh, ma lo fai finire dentro l'acqua, maledetto? Oh, bravissimo. E tutto si andrà a accumulare dentro una vostra chest, oppure come in questo caso dentro una furnace. Spero che questo piccolo impiantino vi sia stato utile. Io non lo uso perché in 1.6.2 ancora non ci gioco. E forse non ci giocherò mai. Chi lo sa? Forse aggiorneranno tutte le mod che mi piacciono. Io sono Marcus Cron, spero che questo mod spotlight vi sia piaciuto. Ci vediamo domenica prossima con nuove mod. Ciao a tutti!